Si è parlato di sicurezza e qualità dei vaccini durante il convegno Vaccinare in sicurezza, organizzato oggi dall'Ordine Nazionale dei Biologi a Roma, nell'Hotel Parco dei Principi. La scienza non può riconoscere altro che i risultati della ricerca ed è questo che oggi vogliamo ribadire, perché i biologi devono poter esercitare la professione liberamente e senza bavagli. Così ha iniziato il suo intervento Vincenzo Danna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Perché credo che la questione dei vaccini in Italia non finisca e non finisca fino a quando un ente terzo, spero la magistratura, ordinerà ai RIS o all'Ugli di sofisticazione dei carabinieri di procedere in controtendenza ad una verifica delle analisi che oggi la dottoressa Bogan ci illustrerà, perché se queste analisi dovessero essere confermate da chi ha la potestà giuridica poi di assumere i provvedimenti conseguenziali, noi ci troveremmo di fronte alla più grande frode in commercio che si sia consumata in Italia. Nando Adornato mi faceva poc'anzi riflettere su di un dato: la parola ricerca, semanticamente, dal punto di vista proprio semantico, significa cercare in continuazione. Non ho capito perché la ricerca sui vaccini invece si debba necessariamente privare appunto del ricercare ulteriormente. Tra i relatori era presente il virologo Giulio Tarro, che ha parlato di nuove epidemie e dell'obbligatorietà vaccinale in Italia. Direi che la polemica sull'obbligatorietà del nostro paese ha un po' risvegliato, per così dire, le conoscenze. Cioè, allora molti stanno approfondendo su questo e quindi si spera che diciamo, le imposizioni governative in un paese democratico si possa fare come in Svezia, se uno decida nella bilancia della malattia se conviene o meno vaccinare, eventualmente gli effetti dannosi possono superare quelli della malattia naturale. Dell'accertamento del rischio per la salute dell'uomo e delle eventuali predisposizioni al danno ha parlato Loretta Bolgan, che ha presentato i risultati ottenuti dall'analisi di laboratorio su alcuni lotti vaccinali. Ho presentato i primi risultati ottenuti dall'analisi dei vaccini, quindi sullo studio della composizione, per quanto riguarda sia la conformità rispetto a quello che viene dichiarato nella scheda tecnica, quindi di antigeni che sono i principi attivi, ma anche di eccipienti e di adiuvanti. E poi lo studio delle impurezze, quindi proprio lo studio sulla qualità, sulla purezza del vaccino e sulla presenza di impurezze e contaminazioni. Allora, questi risultati hanno permesso di dire che in realtà il problema delle contaminazioni e delle impurezze è un problema importante che va affrontato per migliorare ulteriormente la qualità dei vaccini. Tra gli ospiti Livio Giuliani, fisico e dirigente di ricerca per il Sistema Sanitario Nazionale. Io credo che, se non come popolo, ma individualmente, davanti ai precedenti casi drammatici che si sono verificati nel mondo, gli individui hanno il diritto di scegliere se sottoporsi o no a un vaccino, soprattutto in assenza di epidemie. Né può essere considerata epidemia quella del morbillo del 2017, 25 casi, perché comunque era la metà dei casi del 2010 e nessuno nel 2010 ha gridato all'epidemia. Ci sono poi molte altre considerazioni da fare, mi sembra che oggi il professor Giulio Tarro abbia dato numeri e indicazioni molto significativi, così anche il pediatra indiano, il dottor Pugliel. Numeri significativi su cui riflettere. Come relatori erano presenti Andrea Del Buono, chirurgo esperto in immunoallergologia e nutrigenomica, Armando Dorta, chirurgo e biologo nutrizionista, Teresa Deischer, fisiologa molecolare di Seattle, Jacob Pugliel, pediatra indiano, Raffaele Di Francia, biologo ricercatore, Guillemette Crépeau, tossicologa francese, Anthony Mason, epidemiologo americano.
Penso che la parte più importante della mia presentazione non sia stato quello di far conoscere alle persone la presenza di frammenti di DNA nei vaccini, ma dimostrare la biologia di come i frammenti fetali possono innescare malattie autoimmuni. E a mano che una donna si avvicina al parto, frammenti fetali da un bambino entrano all'interno del flusso ematico e quindi innescano un attacco immune e quindi viene innescato il travaglio. Penso che se le persone capiscono questo aspetto, allora possono capire che dai vaccini abbiamo lo stesso livello di DNA fetale e questo può portare agli stessi recettori in un attacco autoimmune. Per l'ONB erano presenti il vicepresidente Pietro Miraglia, il tesoriere Pietro Sapia, il segretario Duilio Lamberti, i consiglieri Gennaro Breglia, Claudia Dello Jacopo, Stefania Papa, Franco Scicchitano e Alberto Spanò e il direttore Pasquale Piscopo.